Uno, due, tre, prova! Davide, possiamo affermare sicuramente che l'uomo è protagonista del tuo lavoro. Come mai questa scelta? Beh, devo dire che io sono un vero fan dell'uomo, cioè amo l'uomo. Mi piace tantissimo l'uomo perché può andare contro natura e questa è la cosa che mi affascina più di tutte. Cioè nel senso che può, usufruisce di quello che ha intorno, quindi del mondo, delle cose, eccetera, ma ne può creare delle altre magicamente mischiandole insieme. Forse ho scelto proprio di provare a essere artista proprio perché forse è il mestiere, se si può chiamare mestiere, che identifica l'uomo nella sua essenza, cioè il fatto di poter creare cose che non esistono. Il filo conduttore di tutto il tuo lavoro è l'uomo e da qui la volontà di prendere in esame tutte le componenti e le entità di cui è composto l'uomo. Il primo step, se non erro, sono state le anime, il ciclo body soul, in un certo senso la parte più intima, introspettiva, impalpabile ma anche densissima di significati e di valori concettuali. Diciamo che l'anima per me l'ho rappresentata come prenascita, quindi una presa di coscienza che diventiamo materia. Cioè quando noi siamo, quando c'è una presa di coscienza molto forte, si inizia a diventare materia, si inizia a materializzare. E poi piano piano quest'anima vuole diventare materia e inizia a formarsi questo corpo, che però sono piccole cose che si stanno unendo per diventare qualcosa di più materico. Poi arriva il pane, che è quello poi che è stato, diciamo, un po' lanciato, eccetera. Ho preso la metafora occidentale, preso più grossa che esista, cioè il fatto che il corpo è il pane. Un po' la casualità ha fatto sì che ho lasciato una forchetta nel forno e mi ha lasciato un'impronta, quindi è diventata tecnica e ho iniziato a fare questi tatuaggi a fuoco sul nostro corpo, quindi a rappresentare dei nostri simboli che ci appartengono a noi proprio come uomini, nel negativo e nel positivo. Significativo è un video nel quale forgi un grande impasto di pane, quel pane che poi diventa l'uomo e diventa anche umanità e diventa anche il luogo nel quale questo uomo vive. È proprio una creazione, lì c'è proprio un concetto di creare, però creare che si biforca in due parti, così, nel senso che ricorda un po' come gli artisti nel Rinascimento che dovevano farsi i colori, no? E quindi dovevano impastarsi le polveri per farsi i colori, si sceglievano le tonalità. In questo caso io creo la mia materia per poi fare i miei lavori. Quindi c'è un po' questa cosa. Nello stesso tempo proprio la creazione e poi, non so se avete mai notato quando si vede l'impasto, cioè proprio quando lo si tira, lo si modella, ricorda proprio la carne, l'impasto, eccetera. Piano piano questo uomo è cresciuto ed è iniziato a voler relazionarsi con il mondo. Per poter mettere in atto questa dinamica comunicativa gli mancava un requisito imprescindibile, la parola, una vera e propria lingua per poter comunicare.
Da quali vari elementi è composto questo nuovo lavoro? Come avevo trovato delle metafore negli altri passaggi precedenti, anche qua dovevo trovare una metafora o qualcosa che rappresentasse il pensiero. Quindi mi sono chiesto qual era la cosa che caratterizzava proprio questo passaggio del pensiero, come noi pensiamo. E beh, noi il nostro pensiero lo traduciamo poi in parole, cioè noi anche molte volte pensiamo attraverso parole. E ho iniziato a costruirmi un alfabeto con delle regole ben precise, cioè con le caratteristiche tipiche dell'uomo. 6 passaggi che potete vedere rappresentati, e trovarmi proprio io, ho fatto questi simboli che poi diventano dei grafemi, delle lettere. Poi la cosa veramente bella, mi ha proprio affascinato, è dargli un suono, cioè nel senso che i fonemi. Nella mia lingua colori, che è uguale colore, bianco e luce, si dice tutto nella stessa parola, si dice Leiden. La è rosso, id è il giallo, en è il blu. Quindi se tu dovessi fare il verde, cosa fai? Giallo e blu, quindi idem. Solo che l'uomo, quando ha dato i nomi ai colori, non sapeva ancora la teoria dei colori, io però sono avvantaggiato, no? Questa nuova ricerca presuppone anche la partecipazione attiva del visitatore che interagisce con il nuovo lavoro, andando a interagire con i propri sensi. Quali di questi sensi ti interessa più coinvolgere del visitatore, del fruitore? Sicuramente il tatto è quello più colpito, la vista, il tatto. Sì. Sto facendo degli esperimenti, ma non so se diventeranno un'opera, anche con il gusto. Ma il suono mi sta veramente affascinando, anche perché è così astratto, ricorda molto il pensiero, proprio qualcosa che lo senti e riempie. A me è la cosa che ho scoperto, magari sto dicendo delle banalità, però io l'ho scoperto veramente, cioè nel senso che il suono, appena c'è un suono, riempie lo spazio. Quindi è materia, ho scoperto che il suono è materia, la prima volta. Le opere sono si possono usufruire, ma non diventa un'etichetta, cioè non sarà una mia caratteristica. Mi sembra più come forma metaforica questa lingua, come ricerca, come esplorazione, più come un mezzo, ecco. Prima di trasferirti a Milano, hai vissuto per parecchi anni a Londra. E cosa pensi che abbia l'ambiente artistico creativo londinese di diverso rispetto a quello italiano? Ma devo dire che io chiaramente posso dire solo qualcosa rispetto all'ambiente che ho vissuto io in quell'epoca, un'epoca d'oro, forse splendente, che era proprio fine anni 90-2000, era proprio un momento magico per Londra, soprattutto nell'ambiente dell'arte contemporanea. E beh, sicuramente Londra ti dà le possibilità, cioè nel senso che lì le possibilità sono infinite, a livello proprio di realizzazione dei lavori, cioè nel senso che le istituzioni sono sempre molto presenti, se uno si sbatte e ci crede può ottenere veramente tutto quello che vuole. Invece ci sono delle cose molto negative, che io le reputo negative, una cosa molto personale, che Londra si ruba tutto, cioè quindi la Gran Bretagna viene, chiunque inizia a fare qualcosa viene risucchiato da questa metropoli, come poi credo anche Parigi, Berlino, eccetera. Mentre invece a me piace in Italia, che c'è un po' più una sfaccettatura su tutta la penisola. Certo che lì è presente lo Stato, anche se noi ci rafforza anche il fatto che dobbiamo sbatterci di più se vogliamo veramente ottenere. Sì, ci tempra un po'. Tant'è che loro, questo, io mi confrontavo su quegli amici inglesi, eccetera. Cioè il fatto che certe volte io arrivavo a ottenere delle cose proprio perché mi sforzavo di più, ero più creativo nel riuscire ad arrivare a ottenere quella cosa, mentre invece loro sono sempre un po' appoggiati, però ovviamente lo Stato italiano deve aiutarci un attimo, cioè deve assolutamente. Ok, come ultima domanda invece ti chiedo questo: David Raimondo cosa fa quando vuole staccare dall'arte, dalla concentrazione che richiede il tuo lavoro, la tua ricerca? Uno dei miei grossi problemi è che stacco veramente poco, è un problema. Cioè io ho bisogno di andare in palestra, non per questioni di, proprio per sfogarmi, perché devo scaricare. Palestra è una cosa, la seconda cosa è cucinare. Cucinare è il mio
tra l'altro è bellissimo, cioè, tutto quello che ci sono detti prima, cioè nel senso che è veramente prendere delle cose e farne diventare degli altri gusti, o mischiare dei gusti per crearne dei nuovi. È però sì, molto, ma è creativa, ma mi rilassa molto. Cucinare è proprio... mi piace tanto. Okay. Basta, cioè non è che... non molto. Allora, grazie a David Raimondo del tempo che ci ha dedicato, e David, che l'arte sia sempre con te. Grazie.